Dopo aver visto le funzioni Shift, Unshift e Scalar, in questa lezione continueremo ad esplorare le funzioni built-in che il Perle ci mette a disposizione per manipolare con più spensieratezza gli array. Buona visione! Iniziamo dalla funzione Push. La funzione Push ci permette di aggiungere alla fine di un array un elemento. E accetto due parametri in prima posizione abbiamo l'array al quale vogliamo aggiungere l'elemento e in seconda posizione l'elemento da aggiungere ma prima di guardare l'esempio spostiamo un attimo l'attenzione a questa forma qua in fondo perché è importante come vedete all'inizio ho creato un array chiamato numeri e poi ho assegnato questa forma 1 puntini, puntini, 10. Eh, quando vedete questa forma vuol dire numeri da 1 a 10. Infatti ho commentato tutto l'esempio e ho lasciato in fondo solamente eh, la feature 6 che stampa 1, puntini, puntini, 10. Guardiamo quello che succede. Come vedete stampa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stampa tutti i numeri da 1 a 10. Ciò applicato a, ad un array equivale ad assegnare all'interno della lista eh, i numeri da 1 a 10. Bene, detto ciò, guardiamo l'esempio vero e proprio. Ho creato quindi l'array numeri al quale ho assegnato i valori da 1 a 10. Dopodiché ho creato un ciclo for nel quale ho creato la nostra variabile contatore i che ho settato a 0. Ho stabilito che fin tanto che i è inferiore alla forzatura in contesto variabile dell'array numeri, quindi inferiore al Numero di elementi contenuto all'interno dell'array numeri si incrementa i di 1 ad ogni iterazione e ad ogni iterazione si stampa ciò che si trova in indice i del, all'interno dell'array numeri. Dopodiché ho creato di nuovo un altro ciclo for nel quale ho risettato a 0 eh, la variabile contatore i e fin tanto che i è inferiore di 5, quindi questo ciclo for si ripeterà per 5 volte, aggiungerà alla fine dell'array numeri il valore 0. E alla fine eh, ho fatto un brutale copy and paste di ciò che vi ho proposto all'inizio dello script per farvi vedere com'è cambiato l'array. Guardiamo lo script. Come vedete, array prima di push. Prima di push abbiamo i numeri da 1 a 10 l'array numeri dopo push troviamo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 e poi troviamo 5 zeri che sono stati aggiunti all'interno di questo ciclo for tramite la funzione push vi ripropongo il medesimo esempio ma in salsa pop infatti se prima abbiamo visto come aggiungere un elemento all'ultima posizione di un array tramite la funzione push, questa volta vi mostrerò come togliere automaticamente l'ultimo elemento eh, di un array tramite la funzione pop. La funzione pop, a differenza della funzione push, accetta solamente un parametro, ovvero eh, l'array che vogliamo manipolare. Eh, L'esempio non ha bisogno di particolari spiegazioni in quanto, come vi ho detto, è uguale in tutto e per tutto. L'esempio precedente tranne ovviamente questa parte qua dove all'interno del ciclo for viene ripetuto per 5 volte la funzione pop sull'array numeri. Quindi per 5 volte verrà tolto l'ultimo elemento all'interno dell'array numeri. Guardiamo lo script in esecuzione. L'array numeri, prima di pop, eh, ha come elementi eh, i numeri da 1 a 10. Mentre l'array numeri dopo pop si ferma a 5. Questo perché è stato tolto il 10 alla prima iterazione, il 9 alla seconda iterazione, l'8 alla terza iterazione, il 7 alla quarta iterazione e il 6 alla quinta iterazione. Quindi sono rimasti solamente i numeri da 1 a 5. Ok, benissimo. Adesso sappiamo come aggiungere e togliere elementi alla fine di un array tramite le funzioni pop e push ma a cosa ci appelliamo se abbiamo bisogno di un qualcosa di più flessibile come ad esempio eh, un qualcosa che ci consenta di cambiare sostituire togliere elementi magari nel bel mezzo di un array bene nel caso abbiamo questa necessità possiamo rivolgerci alla funzione splice la funzione splice prende al massimo 4 parametri, del quale 2 sono opzionali. Eh, poi vedremo in seguito mh, come cambia il comportamento della funzione splice utilizzando tutti i parametri consentiti. Nell'esempio ho creato eh, l'array personaggi al quale ho assegnato i valori Mario, Luigi, Peach, Browser e Todd. Poi eh, ho inizializzato un ciclofor che stampa ad ogni interazione ciò che si trova all'indice i dell'array personaggi, dopodiché creo un array chiamato Rimossi al quale assegno il risultato della funzione splice. La funzione splice utilizzata nella sua forma più semplice, più basilare, ovvero in prima posizione troviamo l'array che, voglia, che vogliamo manipolare e in seconda posizione troviamo l'indice eh, dal quale vogliamo iniziare ad effettuare le nostre operazioni. Ho messo l'indice 2. Eh, dopodiché, eh, rifaccio un altro ciclofor che stampa ad ogni iterazione eh, ciò che si trova all'indice I dell'array personaggi e infine stampo ciò che si trova all'interno dell'array rimossi. Guardiamo lo script come funziona. Allora, personaggi prima di splice abbiamo Luigi Ma eh, Mario, Luigi, Peach, Browse e Todd. I personaggi dopo Splice. Abbiamo solamente Mario e Luigi. E nell'array Rimossi troviamo Peach, Browser e Todd. Questo perché? Perché la funzione Splice toglie gli elementi a partire dalla posizione 2. Quindi funziona in questo modo. Prende array personaggi, in posizione 0 trova Mario, in posizione 1 trova Luigi, in posizione 2 trova Peach. Quindi toglie Peach browser e tod e li aggiunge all'interno dell'array rimossi. Certo, io ho voluto salvare il risultato della funzione all'interno dell'array per mostrarvi un po' più come funziona la funzione splice dietro le quinte, però potevo anche semplicemente richiamare la funzione splice senza salvare il risultato all'interno di un array e togliere gli elementi così in maniera brutale però sarebbe stato a mio avviso molto molto meno chiaro il suo funzionamento. A questo giro utilizziamo splice nella sua forma a tre parametri. Attenzione, il terzo parametro è inteso come lunghezza. Guardiamolo bene. Primo parametro, array da manipolare. Secondo parametro, indice di inizio. Terzo parametro, lunghezza. o Io diciamo che più che lunghezza lo chiamerei raggio d'azione. Guardiamo cosa produce lo script in output. Prima di splice abbiamo Mario, Luigi, Peach, Browser e Todd. Dopo lo splice abbiamo Mario, Luigi, Browser e Todd. È stato rimosso solamente Peach. Questo poiché... Avendogli dato come parametro 1 in terza posizione della funzione splice, abbiamo indicato il raggio di azione della funzione stessa. Quindi, se io avessi indicato al posto di 1 avessi indicato 2 come lunghezza, guardate cosa sarebbe uscito in output. Mario, Luigi, Peach, Browser e Todd prima di Splice. E dopo lo Splice, Mario, Luigi e Todd. Sono stati rimossi solamente Peach e Browser. Questo perché Splice ragiona in questo modo. In posizione 0 di personaggi troviamo Mario, quindi è salvo. In posizione 1 di personaggi troviamo Luigi, quindi anche lui è salvo. Posizione 2, Peach. Ecco, da qua iniziamo a manipolare l'array. Quindi pitch viene interessata dalla funzione e viene quindi rimossa. Dopodiché entra in gioco la lunghezza o il raggio di azione. Quindi pitch, il raggio di azione è 2 e quindi interessa pure browser. Quindi pitch e browser vengono rimossi e Todd viene salvato. Infatti, abbiamo Mario, Luigi e Todd e vengono rimossi solamente Peach e Browser, e qui si spiega anche come mai, nell'esempio che vi ho mostrato in precedenza, quando al posto di 2 come lunghezza avevo messo 1, lo script restituiva in output questa cosa qua perché? perché eh, con raggio di azione 1 viene interessato dalla funzione splice solamente pitch e quindi tutto il resto viene lasciato immutato all'interno dell'array personaggi. Infine guardiamo la funzione splice al massimo delle sue potenzialità, ovvero con il quarto parametro. Il quarto parametro è la replacement list. Ciò che si trova all'interno della replacement list, in questo caso ho inserito wario, verrà inserito al posto dell'elemento o degli elementi tolti dalla funzione splice. Ma guardiamo lo script in esecuzione per chiarirci un po' le idee. Prima dello splice abbiamo i canonici Mario, Luigi, Peach, Browser e Todd. Dopo lo splice abbiamo Mario, Wario, Peach, Browser e Todd. È stato rimosso Luigi e al suo posto è stato inserito Wario. Guardiamo cosa è successo. La funzione splice va a curiosare dentro l'array personaggi, trova in posizione 0 Mario, in posizione 1 Luigi, in posizione 1 iniziano le nostre operazioni, il raggio di azione della funzione è 1, quindi quando è 1 viene interessato solamente l'elemento che si trova all'indice passato come parametro, quindi viene interessato dalle operazioni solamente l'elemento Luigi. Luigi viene tolto dall'array e al suo posto viene inserito Wario che si trova dentro la replacement list. Inoltre non vi è alcuna limitazione sul numero di elementi da sostituire eh, in quanto è possibile sostituire eh, ad esempio anche due elementi con un elemento solo. Guardiamo. Come vedete Mario, Luigi, Peach, Browser e Todd e dopo lo splice abbiamo Mario, Wario, Browser e Todd. Sono stati rimossi Luigi e Peach. E anche viceversa, anche se volessi sostituire solamente un elemento dentro l'array con due elementi della replacement list, lo posso fare. Se voglio sostituire Luigi con Wario e Goomba, guardiamo cosa succede come vedete è tutto perfettamente lecito in quanto prima abbiamo Mario, Luigi, Peach, Browser e Todd e dopo lo splice abbiamo Mario, Wario, Goomba, Peach, Browser e Todd è stato rimosso solamente Luigi ed è stato aggiunto, eh, sono stati aggiunti Wario e Goomba avevo intenzione di concludere il video mostrandovi il funzionamento dell'interpolazione tra array e string con qualche piccolo esempio e con qualche trabocchetto però mh, purtroppo la lezione sta diventando un po' troppo lunga, quindi ho deciso di rimandare il tutto. Detto ciò, direi quindi che per oggi è tutto e ci vediamo alla prossima.